Sì, ora so perché non mi sono più messo sta maglietta. Ha avuto un incontro ravvicinato con la candeggina. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Androlink e bentornati su Mitopia. Nell'ultimo episodio tutte le facce sono state salvate e quindi la ridente cittadina ai piedi delle colline Serine è stata salvata. Ma oggi dobbiamo innanzitutto prendere un cavallo e poi andare a castello, grazie alla lettera che il sindaco ci ha dato. Il cavallo, ragazzi, è nuovo per quanto riguarda Mitopia e è un'aggiunta che sinceramente trovo molto carina. Perché rivendere semplicemente lo stesso gioco quasi a 60 euro, perché costa 50, quindi a un prezzo maggiorato rispetto al 3DS, senza poi effettive aggiunte, non è molto carino. Però Nintendo ovviamente ci mette sempre le mani. E c'è un cavallo che ha bisogno di aiuto. Ed io ho già in mente che cavallo fare. È un cavallo maschio o femmina? Femmina. E scegli l'aspetto del cavallo. Ragazzi. Ok, perfetto, perfetto. Corpo, allora. Vabbè, ragazzi, il corno io l'ho voluto mettere comunque perché dai, ci sta. Ci sta che abbia il corno, dai, è carino. Quel cavallo è in pericolo. Oh, noise! Salviamolo! Cioè, salviamola. È femmina. Poi capirete perché. Ma quanto saranno forti sti goblin? Per niente, mi sa. Infatti. Ah, tra l'altro, quasi 200 facce salvate. Va tutto bene. Certo. Buono, buono, buona. Femmina. Ci segue. Piano piano, però, ci segue. Al galoppo. Yeah. Non so perché mi ha fatto ridere, però quando si è messa a galoppare. Sì, vabbè, non abbiate paura. Ehi, ci è venuto dietro. Vuoi venire con noi? Ma che cavallo si unisca al gruppo? Certo. Dai, vieni con noi. Il cavallo si è unito al gruppo. Ma il nome dobbiamo dargli. O darle. Ma scusami, il nome a cavallo? No? E ora colpo di scena! Il cavallo si unisce al nostro gruppo! Si chiamerà semplicemente cavallo? Mi sa che deve decidere Andre Inc. Certo. Sarà un po' scontato, ma Ipona è il nome del cavallo. Tra l'altro, per chi non lo sa, Ipona è il nome del cavallo di Link. È un cavallo femmina, quindi. Capite? Ipona suona bene, sì, bel nome. Ok, allora è deciso. Ma certo, decido io, sono io il capo del gruppo. La nostra nuova amicizia equina si chiamerà Ipona, certo. Ti ho dato un nome, vuoi sapere qual è? Eh? Ipona! Dice, vabbè, se proprio devi. Suona proprio bene. Che poi, oddio, in italiano dire suona proprio bene non è esatto, ma. Anche l'amicizia col cavallo! I cavalli non sono solo adorabili, ma sono anche forti e coraggiosi. Migliore sarà il tuo rapporto con un cavallo, più facili saranno le battaglie. Se vuoi farti amico un cavallo, prova a passare la notte nella stalla. Non sarà comoda, ma ha i suoi vantaggi. Andiamo a vedere cosa succede nel gruppo. Ehi, senti questa! Che succede? Sai cosa si dice di Underlink? Wow, sul serio? Pare proprio di sì. Certo che non me lo sarei mai aspettato da lui. Oh, è triste. Ah, ok. E migliorano la loro affinità parlando male di me. E con me che succede con Ipona? Vuole un po' di carote? Esatto. Ma ovviamente, attacco in sella, buono, mi piace. Ovviamente passerò molte notti nella stalla in modo da rafforzare il legame, però dunque il legame tra Alama e Ayumi è di livello 4, quindi aumentiamolo. E riprendiamo per quanto riguarda mangiare col gruppo e tutto il resto, poi vedrò. Perché devo comunque sia racimolare un po' di fette di goblin per rendere i miei personaggi più forti. Anche i soldi per comprare nuove armi e nuovo equipaggiamento in generale. Ernesto, siamo tornati! Da qui si prosegue per il castello di Verdalboria. Mi spiace, solo il personale. Oh, Nani?
Ma voi avete un lasciapassare del sindaco? Domando scusa, passate pure. Grazie, spara lesto, ci vediamo. Oh, ma lì c'è un signore con dei capelli buffi. Dei capelli che mi ricordano... Presidente degli Stati Uniti. Non questo, quando portavano i capelli in una certa maniera. Ed è anche fittizio, quindi non è proprio esatto dire del presidente. Wow, da qui si vede il castello! Che struttura imponente. Mi chiedo se ci troveremo Sua Maestà il Re. Non ho mai incontrato un reale prima d'ora, mi sembra un sogno. Però andiamo, dai. Eccoci in marcia. Guarda Borghese come cammina, tutto strano. Invece faccio tipo Naruto Run. Però con un braccio davanti. Ah, da che parte andiamo? Leva Tagliandi. Oh, Tagliandi non mi sconfinferà molto, ma andiamoci. È abbastanza banane PS? Puntiamo un'arma. Cosa? Perché? A caso. Tre Tagliandi di... Ah. Davvero? No, è solo una coincidenza. L'energia è al massimo. Attenzione, c'è un nemico. Nuovo? Spero che sia nuovo. Ah, le Banshee, ok. Già fatte, già viste. Cavalluccio! Attacca un po'. Oh, cavallo. Attacco in sella. Ah, solo una posso puntare? Ma quindi devo per forza fare l'attacco in sella? Subito? Non è andata giù però. Ok, oh, grande Alama. Yuppie! Borghese! Cosa è... Ma che... Ah! Certo. Cosa? Ma perché succedono cose? È successo qualcosa di strano. Borghese sta giocando. False lacrime, ma che è Pokémon? Ah, lei dovrei metterla nell'area per riprendersi, vabbè. Borghese. E mandala al tappeto, Borghese. Fai inizia a essere inutile già da ora. E dai. No, finalmente Borghese attacca con una padellata flambée. Stai bene, Alama? Oh, tesoro, sì. Quanto amore. Ah, sono buone conoscenti ora. L'ho messa in stanza insieme, vabbè, è uguale. Un cavalluccio! Dai, andiamo bello! E poi è femmina, però vabbè. Io perché sono fissato con l'usare i giusti pronomi. Però mi sbaglio, è normale. Mi rifaccio un'altra volta il percorso per prendere la strada che non ho preso prima. Magari c'è qualcosa di diverso, magari no. C'è una leva. Cosa abbiamo qui? Ayumi ha trovato una strana leva. Tiriamola? Forse si apre un'altra strada nell'overworld. Sì. Eccola! E beh, si è aperto un passaggio segreto, giusto? Evviva! Dite evviva, Topolino! Ma un incontro col cavallo? Ma si può fare? Ah no? Ah, a caso ha scelto! Quindi col cavallo non possiamo fare l'incontro? Ma allora scusami, a che serve? Ayumi vuole una nuova Miss. Vediamo un po' se prende la Miss. In... Ok, l'ha comprata, per... meno male. È un po' il colore a pois che non mi piace, indossiamo. Oh ragazzi, allora ho vinto 3 volte il wok, quindi 2 volte l'ho rivenduto. E ora un'enorme quantità di pie a chi la diamo ad Ayumi. Così. Boia. Erano davvero tanti. Borghese vuole anche una nuova divisa. Diamogliela sta divisa nuova, è bella. Accidenti al... Ok, mi ha restituito le monete. Borghese, io ti odio però. Ecco qua il signore con la strana capigliatura. All'inizio mi ricordava Valentine, Fanny Valentine, però no, c'ha i capelli messi, c'ha la piega è lì fuori, non è in dentro, e poi sono corti, non sono lunghi, quindi niente. Però un po' ci somiglia, non diciamo di no. Attenzione, nuova abilità, rompi timpani. Nice! Ah, però anche colpisce anche i compagni. Ayumi. Io ti voglio bene, però non fare danno fuoco amico, cioè... Uffa. Ma guarda un po'. Gnom gnom slurp. Ah! Per tutte le papille gustative! Che delizia, che sapore delicato!
con giusto una punta di dolcezza. Perfino il retrogusto è una meraviglia! Come un refolo di arietta che carezza le... Ma che sta dicendo? Che carezza le verdi distese. Oh, salve. Mi presento, sono Flavio, il gourmet nomade. La cucina di altissimo livello mi esalta oltre ogni possibile misura. Devo assolutamente condividere questa gioia con te. Oh, grazie. Buono. Torta a formaggio, cheesecake? Hai salvato 200 abitanti di Mitopia. Nuova ricompensa, allora. Pepiera PS più potente. Passa da 35 a 40. Buono. Anche la PM passa da 15 a 20. Ok, lui vorrebbe stare con Ayumi. Ecco qua. Perfetto. Ce lo dice anche. Bravo, cavallino. Ayumi fa le pulizie, ma ha molto sonno. No, oh, che carini. Ah, mi sono addormentata. Però intanto il vostro legame cresce. Sì, facciamo crescere il legame anche con Ayumi. Tra me ed Alama sta al 5, quindi vorrei arrivare al 6 e poi torno con Borghese e poi lei rimetto con Borghese. Sì, sì, va bene, va bene. Direi di andare un pochino avanti e vedere cosa ci aspetta effettivamente a palazzo, perché siamo arrivati, raga. È importante. Io l'altra volta ho detto magari una piccola lotta contro il Duca del Male sarebbe anche ora. Il monarca di Verde Alboria, amato dal popolo e gran mangiatore. Quello sono io. Non amato, ma mangiatore. L'unica figlia del re, bellissima e afflitta da un amore segreto. Principe di Aridosso e fidanzato della principessa, arrogante e mammone. Non è il suo amore. Rampollo decaduto. È cresciuto con la principessa, ma ora la vede solo di rado e lui è l'amore segreto della principessa. Ok, allora, per il re... Vediamo un po' se Kirby ha messo i Mii accessibili, perché mi ha detto di averli attivati. Sì! Oh! Cacchio! Cavolo! Anche Saiki! Mario! Mario! Ci sta Mario! Mario per forza, dai! C'è sempre in ogni gioco Nintendo, quindi... Allora, ecco, vedi, loro sono innamorati, sì. La principessa! La principessa, ovviamente, facciamo Zelda, ok? È giusto così. Ora, il principe! Il principe! Scusate, ma vedendo alcuni miche a Kirb... Per forza! Per forza! Handsome Squidward! E il rampollo decaduto lo prendiamo sempre da Kirb. Giusta. Josefu giusta. Giojo te onde cure. Oddio, però, anche il re come Pringles non sarebbe male, eh? Dunque, il re è Pringles, Zelda è la figlia, Handsome Squidward è il principe di Aridosso e questo decaduto crede all'inizio. Il Chad, beh, lo facciamo fare a lui. Poi con l'occhialetto tattico. La cosa divertente è che Chad è anche un vero nome. Bene. È normale che la principessa si innamori di un Chad, no? Però anche Handsome Squidward ha il suo perché, eh? Invece Pringles è generico, proprio minimale. Attenzione. Ah, posso muovermi per conto mio, bene. Ernesto, ma non stavi di guardia? Questo è il castello di Sua Altezza Pringles. Mamma mia. Siete pregati di osservare le buone maniere in presenza di Sua Altezza. Ma chi è questo? Brando! Sua Altezza trascorre le sue giornate a mangiare. Ok, non è che ci sia un granché da fare qui. Ah, qui sono uscito così. Devo per forza andare, bene, bene, bene. Entriamo qui allora. Attenzione. Ti do il benvenuto, viaggiatore. Sì, sì, a te dice, a te. What? Oh mio. Sono così contento di non aver scelto Mario. Mi sarei sentito male. Ma cosa devo il piacere della tua visita? Il Duca del Male ha attaccato la città di Verde Alboria. Ah, quindi ce l'ha il nome la città. E si sarebbe impossessato del volto degli abitanti, dici? Di tutte le storie ridicole che io abbia mai sentito, questa... Soccorso! Ma guarda un po' how the tables have turned.
Mio re, bisogna recuperarlo a qualsiasi costo. How the tables have turned. Direi ragazzi che l'episodio può finire qui. Nel prossimo andremo a salvare la fascia del re. In questa maniera potrà mangiare. E sono davvero contento di aver scelto i frontman delle Pringles e non Mario. Perché vedendo l'abominio che abbiamo qui davanti, beh, mio re è un po' troppo, eh. E magari nel prossimo episodio, dopo aver salvato il re, vedremo anche la principessa Zelda, Handsome Squidward e il Chad. Ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate il link per Instagram, shoutout dalla YouTube Start Game e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!